C'è un sogno che molte persone cullano dentro di sé fin dall'infanzia, fin da quando su un foglio di carta bianco tracciarono i primi schizzi di una barca a vela, attraversare l'Oceano Atlantico. Per molti di loro, oggi quel sogno è diventato realtà grazie all'ARC, l'Atlantic Rally for Cruises. Un evento che prende le mosse da queste spiagge, le stesse da cui salpò Cristoforo Colombo nel suo quarto viaggio verso le Indie. Era il 1502 e l'ammiraglio genovese fece prua dalla Spalmas di Gran Canaria verso le odierne piccole Antille. Dal 1986, grazie al World Cruising Club, quella rotta viene ripercorsa da migliaia di velisti desiderosi di compiere il grande salto in totale sicurezza. Una galoppata di ben 2700 miglia dal capoluogo canarino fino a Rodney Bay in Santa Lucia, sospinti dagli elisei. Da quelle banchine cominciano a prendere forma i sogni di oltre 250 armatori intenti in queste ore a sistemare minuziosamente le barche. Prima di mollare gli ormeggi dal muelle deportivo devono avere tutte le carte in regola e non solo a livello burocratico, perché quando avrà alle spalle l'isola di Gran Canaria la flotta sarà sola a tu per tu con l'oceano. Forte di oltre 50 professionisti, il club passa così al setaccio ogni aspetto dell'imbarcazione e dell'equipaggio, assicurandosi che entrambi siano pronti a vivere l'avventura in totale sicurezza. Knock knock knock, the crew of Falsante. Hello. Good afternoon. Are you ready for your safety inspection? Proprio perché si vuole dare a tutti la possibilità di attraversare l'oceano. People tend to think that they are already prepared because it's allowed and confirmed in their home country, but as the ARC Rally Sailing Handbook, it's based on the World Sailing Category 1 with some additions. That's what we are checking here. A supporto della preparazione dei velisti, il World Cruising Club organizza numerosi corsi di formazione prepartenza, come quelli seguitissimi sulla meteorologia o sulle procedure di abbandono nave. Perché tutto l'impianto dell'ARC poggia su un unico grande concetto, safety first, concetto che ne ha decretato anche la fortuna. Non è infatti un caso se gli organizzatori hanno visto crescere di anno in anno il numero di partecipanti, un'esplosione di consensi tale da spingerli a dar vita anche all'ARC Plus, transatlantica in tre tappe, dalla Spalmas a São Vicente a Capo Verde e da qui rotta verso Grenada, l'isola delle spezie. I've done the Atlantic before, but never as a captain. So for me it's a great achievement. And also I know for the crew we have on board, including the owner, it's their first ocean crossing. So part of us joining the ARC was, it's a good, fun environment. It's nice to be part of something bigger, because there are, I think, over 200 boats here of all different sizes. And it's a feeling, I think it adds to the feeling of excitement, and I'm sure once we've succeeded and get to St. Lucia, we'll feel that we've accomplished something. Sebbene l'Atlantic Rally for Cruisers sia una traversata da compiere in compagnia, è stata pensata la Racing Division riservata agli equipaggi più competitivi sotto regolamento IRC. Il record da battere è detenuto dal Supermaxi Rambler 88. Nel 2016 coprì la rotta Gran Canaria-Santa Lucia in 8 giorni, 6 ore, 29 minuti e 15 secondi. Beh, è difficile da eguagliare, perlomeno con una barca come la nostra. Insomma, la nostra è sempre una barca abbastanza cattiva, ma rimane sempre un fast cruiser. Myself as a captain, I want the boat to come back in as best shape as possible, and the crew to have a smile on their face. And at the end, everyone's had a great adventure out of this trip, which would take us the 15 days mark. Ma a parte la Racing Division, l'ARC non muta pelle, confermando la sua vocazione di rally transatlantico, ed è quindi normale assistere in banchina a uno spettacolo unico nel suo genere.
Famiglie con bambini piccolissimi, giovani skipper, team femminile e anziani, tutti pronti ad attraversare il mare insieme. The fact that there are 200 boats out there that are crossing at the same time as you is comfort, because I'm sure we'll all assist each other should anyone get into trouble. And I think if it's your first time, that's a very nice feeling. La parte più impegnativa per me è stata trovare l'equipaggio, trovare persone che possano andare bene per una vita in uno spazio piccolissimo. A 79 anni Ron Burns su Night Out è lo skipper più anziano all'Ark, mentre la piccola Lilica di soli 2 anni farà la sua prima transoceanica. I've had quite a bit of experience on the ocean, but never crossing from continent to continent. I think, in my opinion, everyone can cross it in a safe boat. I think, you know, you need to have a substantial boat of close to 40 feet or above, and you need to have enough people to where you're not fatigued by doing it. We have 4 people, we can stand watches and not get so fatigued as, say, 2 people would. Affrontare l'oceano su un 34 piedi è qualcosa che scopriremo. Abbiamo fatto fino adesso in oceano solo la parte da Gibilterra a qua. Molti dicono che sia la più difficile. È stata, insomma, normale, non abbiamo avuto grossi problemi, abbiamo avuto vento, onde, quello che ci aspettavamo. Una composizione variegata degli equipaggi che si rispecchia anche nella flotta. Il cantiere più rappresentato è Oyster, seguito da Beneteau e Jeannot. Nei multiscafi la palma va a Lagoon. Scorrendo l'entry list si può snocciolare qualche altra curiosità. L'italiana Lady Eleonora, un Grand Soleil 34, è il cruiser più piccolo iscritto all'Ark, mentre la maltese Highlander, un one-off costruito da Lloyd Yachts su progetto dello studio Oak Design, è la più lunga. Per quanto riguarda invece il premio Vetusta, ad aggiudicarselo è Saida, uno Swan 65 del 1973. She's a deep water, blue ocean sailing yacht. She's beautifully designed, I would say. I mean, I, Andre Hook is a very, he designs neoclassic yachts, and this is a lovely neoclassic design. Organizzare una barca di 34 piedi e renderla indipendente per così tanto tempo sicuramente non è una cosa facile. Il problema principale sono gli spazi ristretti, le provviste, le riserve di acqua, le riserve di energia, gasolio oppure anche la stessa produzione di energia elettrica. Non abbiamo tanti metri quadri per mettere pannelli, non abbiamo tanti spazi per mettere generatori eolici, così. Il compromesso su cosa portare via è la parte più difficile. Nei giorni che precedono la partenza in banchina si lavora alacremente, perché lo stress a cui la barca sarà sottoposta in oceano equivarrà a 4 mesi di navigazione in Mediterraneo. La traversata dell'Atlantico si prepara probabilmente già dalla primavera, questa traversata che parte a novembre. Quindi la preparazione della barca, meticolosa, controllare che tutto sia a posto, gli impianti, i generatori, parti di bordo come dissalatori e poi ovviamente vele, insomma, il parco vele è importante. Sicuramente un punto molto importante dal punto di vista tecnico è, in una barca così piccola, è la gestione della potenza elettrica, perché bisogna alimentare non solo tutta la strumentazione della navigazione di bordo, ma bisogna essere in grado anche di gestire i collegamenti a terra, previsioni meteo. La cambusa è uno degli ultimi aspetti curati dall'equipaggio. Il carico di frutta e verdura scelto in base ai gradi di maturazione è fatto di norma il sabato.
Nelle settimane che precedono la partenza, gli equipaggi hanno la possibilità di esplorare l'isola, un melting pot di culture e paesaggi straordinari. Dagli antichi insediamenti interni fino alle spiagge, dove si mescolano movida, sport e relax, senza dimenticare i paesaggi mozzafiato e il fascino delle caldere. Grazie all'ufficio turistico di Gran Canaria abbiamo visitato alcune delle località più suggestive. Vegheta, situata nella parte meridionale del capoluogo con le sue piazze, le chiese e gli edifici storici, fu il quartiere originario di Las Palmas alla fine del XV secolo e il primo insediamento castigliano in Atlantico. Immancabile una tappa nella casa che fu di Cristoforo Colombo, oggi trasformata in un perfetto museo. C'è poi la caldera di Bandama. Entrarvi significa viaggiare nel tempo, indietro milioni di anni fa, a un'epoca nella quale enormi esplosioni di acqua sotterranea incandescente aprirono questa impressionante circonferenza di un chilometro di diametro. Bandama è un luogo veramente strabiliante, con il suo fondo concavo coperto di boschetti di alberi autoctoni, i suoi grandi depositi di cenere vulcanica grigiastra e le ripide pareti rocciose dei suoi bordi. In una delle tante gole di Bandama sorge il villaggio di Santa Brigida, dove si fondono il passato agricolo e il presente residenziale. Accanto a spettacolari ville irrompono case che ancora oggi conservano gli elementi dell'architettura tradizionale. Ci siamo, il momento è arrivato. Per i 250 equipaggi è ora di far rotta verso i Caraibi. Alle 12.30, ora locale, in un mare magnum di vele, il comitato dà la partenza. Prima i multiscafi, a intervalli di 15 minuti partono poi la Racing Division e a chiudere le due classi Cruising e Open. Mentre le barche costeggiano Gran Canaria in senso orario, lasciando a dritta le dune sabbiose di Maspalomas, impossibile non rimanere scioccati da uno spettacolo unico nel suo genere. La meraviglia è da togliere il fiato. Fair wind, guys!